Paura? Vi spaventati? Per l'hashtag Io resto a casa, registriamo un nuovo video sui rioni di Roma per famiglie e per bambini. Parleremo adesso del quarto rione, che è il rione Campo Marzio. Vediamo un po' lo schema e il riassunto che ho preparato per voi. Dunque, vediamo R4, che è appunto il rione Campo Marzio. Parleremo di attività militari, ma anche di attività sportive. Parleremo di un'area verde, ma anche di grandi piazze, in particolare di Piazza del Popolo e di Piazza di Spagna. E qui vi do già l'assaggio di Piazza di Spagna, così potete entrare in questo percorso. Bene, Campo Marzio, Campo di Marzo, Campo di Marte. Che significa? Cioè, Marte non è che sono due Marta, no. Marte era una divinità degli antichi romani ed era il dio della guerra. Quindi, con la guerra che c'entrano i soldati? La prima cosa che ci viene in mente sono proprio loro, i militari. Quindi, nel Campo Marzio c'erano l'esercito, c'erano gli accampamenti dei militari, ma c'erano anche luoghi dove questi militari potevano svolgere alcune attività, potevano allenarsi, si potevano allenare anche i gladiatori, ma anche altra gente esterna, che non era proprio dell'esercito, poteva frequentare questi posti e quindi allenarsi. Pensate che alcuni dei monumenti che sono stati costruiti e che anticamente facevano parte del Campo Marzio, adesso sono parte di altri rioni. Quali sono alcuni di questi monumenti? Allora, abbiamo detto che sono stati costruiti circhi, sono stati costruiti palestre, sono stati inseriti degli obelischi, è stata costruita anche una naumachia. Che cos'è questa parola? È un po' difficile, ma la naumachia rappresenta una battaglia navale. Era uno spettacolo a mo' di battaglia fatto con delle piccole barche. Qual è la naumachia più famosa? È quella di Piazza Navona, costruita dall'imperatore Domiziano. Ecco, oggi non parliamo di Piazza Navona perché è di un altro rione, ma vediamo un po'. Quindi, abbiamo detto che vennero costruite anche le terme di Nerone, vennero costruite anche altri anfiteatri, venne costruito addirittura il Pantheon. Ma quello che ci interessa anche del Campo Marzio, abbiamo detto che prima era molto grande, quindi c'erano tanti monumenti, non pensate che c'erano soltanto gli accampamenti militari, perché nella zona, quella vicino al Tevere, quella vicino al fiume, vicino all'acqua, c'erano sempre comunque delle case. Vivevano lì quelli che lavoravano all'interno degli accampamenti o all'interno di queste strutture, all'interno delle palestre. Quando è stata un po' abbandonata la zona perché è caduto l'impero romano, non c'erano più i militari che vivevano lì, tutti quanti, ovviamente tutta la popolazione, si è proprio spostata verso il fiume. Invece oggi, nell'epoca contemporanea, il Campo Marzio è considerato proprio il cuore della città, il centro della città di Roma. Potete chiedere ai vostri genitori, sicuramente vi diranno che è bello andare a passeggiare a Via di Campo Marzio, a Piazza San Lorenzo e Lucina, a Via Condotti, Via Frattina, e sono delle strade bellissime e ricche di tanti negozi, bar e ristoranti. Tra queste c'è anche un caffè particolare. Aspettate, caffè, non il caffè, quello da bere, ma il caffè come inteso come bar. Questo bar antico, che si chiama Antico Caffè Greco, è importante perché andavano lì a prendere una consumazione, quindi un tè o un caffè, magari degli artisti, dei poeti, degli scrittori. E anche oggi, oltre ad andare al bancone e quindi prendere un caffè, è possibile entrare nelle sue salette e scoprire, attaccate alle pareti, magari dei disegni, piuttosto che delle poesie, piuttosto che delle lettere che alcuni di questi artisti hanno lasciato lì al Caffè Greco. Che altro? Quali sono le tante cose meravigliose che potete vedere, potrete visitare in questo rione? Beh, ci vorrebbe una settimana intera soltanto per raccontarle tutte. Vediamo un po', parliamo di Villa Borghese e del Pincio. Allora, Villa Borghese è considerato il polmone della città di Roma. I nostri polmoni ci servono per respirare. E perché questo parco, questo giardino grande è considerato il polmone? Perché le piante e gli alberi producono ossigeno e quindi ossigenano, danno da respirare a tutta la città.
Villa Borghese si trova rispetto al rione leggermente più in alto, su quella che è chiamata la collina del Pincio. E all'interno del Pincio ci sono delle cose molto carine da vedere. C'è la Villa Medici, Medici non come dottore, ma Medici era il cognome di una famiglia. C'è la casina Valadier, anche questo fa parte di un cognome, Valadier. Ma ci sono anche i busti di personaggi famosi. Cosa sono i busti? I busti sono delle statue più o meno che vengono prese dall'altezza dell'ombelico fino alla testa. Quindi vediamo la parte del tronco, vediamo le spalle, vediamo il collo e vediamo tutta la testa. La parte, diciamo, delle braccia manca, ci sono soltanto le spalle. Per voi che sapete leggere, potete andare a leggere il nome di questi personaggi, toccargli magari il naso, mettergli un dito nell'occhio, mettergli un dito nell'orecchio e farvi raccontare da mamma e papà le storie di alcuni di questi personaggi. Potete andare a visitare Piazza del Popolo, proprio dal Pincio si scende. Vi voglio far vedere un'immagine. Questa è Piazza del Popolo, presa proprio dal Pincio. Vedete che c'è nel mezzo un obelisco. Che cos'è l'obelisco? L'obelisco è un monumento fatto di marmo. Il marmo è un materiale molto duro, è una pietra e su questo marmo ci facevano delle incisioni. Delle incisioni sono come dei disegni, però non sono scritti, sono proprio fatti con il martello e con lo scalpello all'interno della pietra. I disegni che si trovano sugli obelischi si chiamano geroglifici e li facevano gli antichi egizi. Quindi c'è l'obelisco, ci sono le statue e ci sono ben tre chiese. Vi consiglio di farvi portare da mamma e papà a visitare la chiesa di Santa Maria del Popolo. È una chiesa bellissima e lì all'interno potrete conoscere il più bel cavallo della città di Roma. Non vi dico niente, non vi racconto niente, vi dico soltanto che è opera di Caravaggio. Che altro, che altro? Potete andare a vedere la Rapacis. La Rapacis perdono, è un altare che è stato costruito pace, pacis. È stato costruito dopo una battaglia, quando ormai era stata dichiarata la pace e quindi il ricordo di questa pace e della vittoria dell'imperatore. Potete andare a vedere il tridente. Che cos'è il tridente? Il tridente è come quello che ha Nettuno, il papà della sirenetta. Beh, io non ho il tridente, ho soltanto una banale forchetta, però immaginate che invece di avere quattro punte, ha solo tre punte. Il tridente che voi potete andare a vedere, non è un arnese, ma sono realmente tre strade che da Piazza del Popolo partono e vanno in tre posti differenti. Ma qual è la cosa più bella che potete vedere? È proprio la Piazza di Spagna, quella che vi ho fatto vedere in questa foto. Qui vediamo nella parte bassa quella che è chiamata la barcaccia. Barcaccia, era una barca che ai romani proprio non gli piaceva. Però vediamo un po'. Questa è la bellissima Piazza di Spagna. Ha una forma particolare. In cima vediamo una chiesa, che è la chiesa di Trinità dei Monti, e la cosa più bella è proprio la scalinata. Sembra quasi il corpo di una farfalla. Nella parte centrale c'è un rettangolo che rappresenta proprio la forma del busto della farfalla e poi le scale sono più ampie nella parte in alto, si stringono nella parte centrale e diventano ancora più ampie nella parte in basso. Questo tipo di monumento è stato realizzato durante l'epoca barocca, ma questo ragazzi è un'altra storia. Andate a visitare ad aprile. Perché inizia la primavera, perché è il compleanno di Roma e durante quel periodo mettono sulla scalinata delle bellissime piante che sono le azalee proprio per festeggiare il compleanno di Roma. Prima di salutarvi però voglio ricordarvi che tutto andrà bene. Un saluto da Marta. Ciao!